Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti questa sera a Phantom, serata come sempre con ospiti veramente al top, come ormai siete abituati. Purtroppo questa sera c'ho qualche problema tecnico, non riesco a... la chat non funziona bene, anche la risoluzione dello schermo non è proprio al top, però gli ospiti sono al top e quindi non importa. Bene, allora passiamo subito a introdurre un chitarrista che si fa prima dire con chi non ha suonato, che è Stefano Profazzi, eccolo qua. Ciao Stefano, benvenuto. Ciao Marco, buonasera. Benvenuto. Buonasera a tutti, insomma, a tutti voi collegati. Mi fa molto piacere di averti qui e tra l'altro diciamo devo ringraziare un amico comune che è Luca Galeano che ci ha fatto incontrare. È un po' che non sento Luca, bisogna che lo chiami perché effettivamente... è un po' di tempo che non ci sentiamo. Spero che si veda bene un po' questa sera. Un po' la risoluzione non è quella ottimale che riuscite a vedere, ma c'è qualche problema anche sulla chat. Non capisco, non riesco a chattare. Ma cose che capitano. Oggi perché siamo tutto un po' contro, ma va bene. Vabbè, ma noi superiamo qualsiasi limite. L'importante è sentire, poi vedere, insomma. Assolutamente. È quello che è. Saluto come sempre gli amici, c'è cioè Massimo Romagnoli, Max 301175, cos'è un codice? Non si sa, va bene. William Sormani, Marco Fanton sono io, che ho messo prima. Evil Gore, ciao Evil Gore. Perché sto chattando, devo chattare su YouTube, cioè insomma è un po' un casino, stasera un po' va così. Bene, Paolo Russian, Vincenzo Amelio, bene. Si vede, vedo che si sente bene. Questa sera la risoluzione è HD, non Full HD, ma va bene lo stesso, dai. Bene, Stefano, tanto mi fa molto piacere di averti qui. Come sempre, la domanda di rito che faccio per ogni ospite è: chi sei? Da dove vieni? Cosa porti? Un fiorino. Un fiorino, esatto. Allora, prego. Mi chiamo Stefano Profazzi, ho 38 anni. Sono originario di Roma, nato, cresciuto e vissuto, vivo tuttora a Roma e suono la chitarra da quando ho 9 anni, perché praticamente in casa la chitarra la suonava, la strimpellava mia sorella è più grande di me e allora le prime volte che ho sentito risuonare delle note insomma da questo strumento mi ha incuriosito subito e praticamente ogni qualvolta che mia sorella finiva di suonare si metteva un po' lì a strimpellare e quando finiva che magari aveva altre cose da fare poggiava la chitarra sul letto, andavo là io, mi mettevo lì e praticamente mettevo la chitarra sulle gambe e cominciavo diciamo a suonare le corde a vuoto. Però ecco, era una chitarra classica, però il suono mi catturava. E la prima cosa, subito mi viene in mente diciamo questo aneddoto, la prima cosa che ho imparato a suonare, imparato è una parola grossa, è una... non so se la conoscete, praticamente nell'esercito militare quando ci sono delle solennità, Si suona quello che solitamente lo suona un trombettista, si chiama il silenzio. Sì, come no? Solitamente la tromba la suona in si bemolle. E io ho diciamo ero riuscito a capire che praticamente quindi anche se io avevo le tre corde a vuoto che stavo in sol maggiore, adesso non so se si è sentito. Sì. Avevo sentito che comunque queste note, che ancora non sapevo che si chiamassero intervalli e non sapevo nemmeno che queste tre note, insomma, componessero la triade di sol maggiore, però mi risuonavano, mi evocavano un qualcosa che avevo già sentito. Ovviamente fin dove potevo sfruttare le corde a vuoto, suonavo. Poi quando era arrivato il momento di cominciare a pigiare, mi dovevo fermare perché per me poi lì era un sentiero oscuro. Quindi ho iniziato diciamo ad avvicinarmi a suonare diciamo le prime melodie semplici sviluppando diciamo subito l'orecchio, quindi avevo riconosciuto diciamo questa cosa e me la sono portata avanti negli anni. A casa mia comunque si è sempre ascoltata musica,
specialmente musica italiana, quindi cantautori che conosciamo tutti, De André, Dalla, De Gregori. E mi ricordo praticamente che mio papà mi regalò una chitarra acustica, se non ricordo male era una Yamaha F310. E iniziai insomma a prendere confidenza con la chitarra acustica perché già strimpellavo quella classica, però sentivo il bisogno di fare uno step in più. E mi regalò questa chitarra, ovviamente era un'impugnatura diversa, quindi anche se non riuscivo a capire che cosa era che mi inibiva a suonare uno strumento come la chitarra classica che avevo sempre suonato, e piano piano ho iniziato a suonarla e mi ricordo che praticamente quando dovevo suonare delle melodie usavo soltanto l'indice, non ero capace ancora di mettere le altre tre dita sulla tastiera. Facevo peggio di Django Reinhardt, però in maniera molto molto scolastica ed elementare. E ricordo che il primo disco che ho iniziato a suonare proprio mettendomi accanto allo stereo era un disco live di Francesco De Gregori che si chiama Il Bandito e il Campione, dove ci sono diversi interventi di chitarra, a parte, vabbè, diciamo, la chitarra acustica lì era proprio la faceva da padrone, perché comunque De Gregori l'ha sempre suonata in tutte le sue canzoni, e comunque quel disco aveva delle sonorità elettroacustiche, quindi insomma c'erano delle sonorità facilmente riproducibili con tutti i limiti che avevo, però quello è stato un po' un'apripista nel cominciare un po' a mettere in maniera, diciamo, da autodidatta, a impostare un po' la mano sulla tastiera. E da lì, insomma, ho iniziato appunto a suonare le canzoni dei cantautori italiani. Se non che poi parliamo del 93-94, arriva un po' una svolta per me, perché dentro casa inizio ad ascoltare una musicassetta, non avevamo ancora il lettore CD, From the Cradle, Eric Clapton, 1994, quindi inizio ad ascoltare questo album che era praticamente tutte cover blues, però era, diciamo, quel playing che mi aveva rapito subito. E da lì praticamente poi ho iniziato a rotta de collo a cominciare ad ascoltare molto Eric Clapton e poi di conseguenza tutto il filone dei chitarristi rock degli anni 70, quindi Hendrix, Santana, Jimmy Page, Led Zeppelin, quindi credo poi come abbiano iniziato hanno Tutti. iniziato la stragrande maggioranza dei chitarristi, quindi e da lì, insomma, piano piano poi, sai, si è un po' diramato il percorso, no? Perché cominci a scoprire che Eric Clapton collaborava anche con i Dire Straits, quindi poi scopri i Dire Straits, scopri Mark Knopfler, poi da lì si apre tutto un altro filone. E questa, diciamo, questa continua scoperta, insomma, mi ha cresciuto negli anni. Adesso te la faccio proprio rapida, rapida. Sono arrivato praticamente fino a 10 anni fa, e 10 anni fa praticamente ero arrivato a un punto decisivo, diciamo, per la mia carriera, se così si può dire, che nonostante già suonavo in giro per i locali, già lavoravo, dicevo, ho bisogno, cioè, mi sentivo ripetitivo, monotono sulla chitarra, e nonostante comunque avevo già iniziato a studiare Satriani, Steve Vai, insomma tutto il periodo del chitarrismo shredder. Certo. E fatalità, scopro un mio amico mi ha fatto ascoltare qualche brano di Alan Osworth. E la prima volta che l'ho sentito è stato un po' come essere travolti da una valanga, no? Che tu stai lì così e dici, oddio, non. Tutti i riferimenti che tu negli anni, no, ti sei in qualche modo consolidato nel tempo, li metti tutti in discussione perché dice, porca miseria, non capisco nulla di quello che fa. Però è bello. Cioè, era un, passatemi la parola, un caos bello. Perché insomma,
la discografia di Allan non è proprio tutta mainstream o no, digeribile, appunto, quindi insomma, salvo qualche collaborazione oppure, o comunque il periodo dove ha suonato anche dei brani, delle canzoni, cioè quindi dove c'era anche un cantante, però insomma pure lì ci voleva un ascolto abbastanza impegnativo. E però quel playing, quel fraseggio e soprattutto quel suono mi ha rapito. È da lì che praticamente poi ho iniziato il mio percorso di studi nel cercare di assimilare un minimo quello che era, diciamo, il suo fraseggio, o comunque il suo modo di concepire il come far pesare determinate note su determinati accordi, anche dal punto di vista improvvisativo. E poi questo comunque è un argomento che riprenderemo certo. dopo, insomma, in compagnia anche di amici che ne sanno molto più di me. Esatto, perché diciamo noi abbiamo diviso con Stefano la serata in due parti sostanzialmente, una parte dove Stefano ci racconta chi è e ci suona anche qualcosa, visto che insomma gli strumenti li ha già pronti, pronti allo scopo. E tra l'altro questa sera Stefano, visto che ha proprio la chitarra acustica in mano, affronterà un argomento che a me piace parecchio, dopo appunto adesso lo tocchiamo, e poi nella seconda parte diciamo avremo degli altri ospiti con cui Stefano ha collaborato e sta collaborando, che ci racconterà un po'. Io non so niente, ragazzi. Mi sono appositamente, come spesso capita, diciamo, sono stato in una situazione di non conoscenza proprio per fare come siete voi che siete tanti ad ascoltare questa sera, certo. Quindi sono tutto orecchie a sentire cosa ci dice Stefano. No, adesso senza tirare troppo per le lunghe, in contemporanea appunto con la scoperta di Alan Osworth, ho iniziato anche a imbracciare la chitarra acustica, perché praticamente era un periodo in cui c'erano molti locali che frequentavo qui a Roma, dove si suonava tantissimo in situazioni di duo o trio. E allora, quando ero un po' più giovane, detta così sembra che ho 85 anni, però insomma 10-15 anni fa, quando i miei amici mi dicevano: dai, stasera andiamo a trovare, cioè, Marco che suona in un locale. Dice: ah, ok, che fa? Guarda, suono in duo con una cantante. Allora vado al locale, sento, insomma, ascolto il concerto, e la prima cosa, diciamo, che ho notato è che, essendo nei panni del pubblico, ascoltare un'ora e mezza di concerto di chitarra e voce è impegnativo, però ho pensato subito, mettendomi dall'altra parte, dico, bisogna trovare, diciamo, una chiave di volta per rendere, diciamo, un concerto di un'ora e mezza, due ore, quello che è, in acustico, quindi un duo, un trio, cioè deve essere coinvolgente, deve essere divertente. Esatto. E siccome, diciamo, l'argomento che a Marco mi sono permesso di proporre è quello dell'approccio sulla chitarra acustica, che solitamente quando si dice questa cosa uno subito va a pensare a Tommy Emmanuel, sì, esatto, al fingerstyle, o Michael Age, o Andy McKee, insomma, sì. al one man band. Mm-hmm. Che per carità è un ramo bellissimo della chitarra acustica, anzi, ultimamente sta andando molto. Ah sì, beh, sono stati grazie a Alberto Ziliotto, che mi ha aiutato anche a conoscere altri protagonisti come Gavino Locche, Francesco Dalla Vecchia, insomma sono passati veramente ospiti eccezionali. Però effettivamente certe volte quando si pensa all'acustica si pensa al Tommy Emmanuel della situazione, quindi diciamo quello che fa tutto. Invece, prego, sì, vai, sì, pure. Esatto, si pensa appunto al one man band, cioè quindi al suonare strumentale, non si pensa magari che è uno strumento che nasce per accompagnare. E allora, poi soprattutto adesso che piano piano sembra che si stia riprendendo a suonare nei locali, esatto. Ovviamente i locali poi ti pongono le condizioni, il palco è 5 metri quadri, per motivi di distanziamento potete venire in formazione ridotta,
Allora, tu che sei chitarrista, sei fortunato perché comunque magari con la band porti l'elettrica, in questo caso te porti l'acustica, il batterista magari può venire con una percussione e diciamo che assieme ad una cantante la serata la riesci a fare, o anche un tastierista, insomma, io parlo per il mio strumento e ho sempre pensato che trovare un modo di approcciare sulla chitarra acustica per accompagnare una cantante, credo che sia stimolante innanzitutto per chi sta suonando insieme a te, o in questo Assolutamente. caso la cantante, quindi tu fai in modo tale di metterla in risalto, perché comunque io credo che un duo acustico, la voce è lo strumento solista e la chitarra sì, è vero che accompagna, però deve cercare in qualche modo di contestualizzare la voce affinché, insomma, la voce possa emergere. Poi ci sono i momenti anche dove emerge la chitarra, però al 90%, insomma 80% di un concerto è la voce che sta in prima Vabbè, fila. chiaro. Allora, io tante volte, insomma, mi capita di Scusa un sentire... secondo che faccio. Sì. Ragazzi, cosa c'è? Qualche problema tecnico con la chat. Coloro che sono su Facebook non si vedono i messaggi che postate. Per cui potete stare pure su Facebook, ma se venite su YouTube, allora avete modo di accedere alla chat e vederla completo. E quindi ecco, ve lo dico giusto perché effettivamente c'è questo problema questa sera. Ecco. Chiusa parentesi, vai, scusa se ti ho No, interrotto, no, vai no, pure. figurati. E quindi, insomma, mi capita un sacco di volte, no? Ho sentito un sacco di volte magari prendere un qualsiasi brano, veramente, e quando si tratta di riarrangiarlo in una chiave acustica, si vanno a riarrangiare quasi tutti nella chiave, riassumo tutto nel genere Modern Words, quindi c'è sempre questo andamento... Che non dico che vai cioè è giusto rivisitare il brano, però si cade sempre su quel cliché. Ho notato questa cosa, no? Che da lì non se ne esce. Allora lì per lì ho pensato, vedendo ovviamente anche altri chitarristi, per carità, Tommy Emmanuel è uno di questi che comunque far suonare la chitarra come se fosse un'orchestra in Italia. Abbiamo Alberto Lombardi, che saluto Sì, che poi, è insomma, stato ospite anche qui. appunto, no, non mi stupisce la cosa. Per esempio, un altro grandissimo è Francesco Buzzurro, che praticamente loro hanno questa concezione della chitarra come un'orchestra, però loro comunque la finalizzano alla chitarra solista. Ma entrare un po' nell'idea di avere, diciamo, una sezione ritmica intera a disposizione, questo è già tanto. Faccio un esempio: il pianoforte non ha, diciamo, l'aspetto ritmico, no? Il pianoforte poggia gli accordi, al massimo può muovere, che ne so, Modern Words suonato al pianoforte. Cioè, non Non riesci a dare fai la ghost quella... o qualcosa di questo, cioè, la Esatto, ghost non la fai. cioè... Noi possiamo mettere il 2 e il 4 che in qualche modo evoca il suono del rullante. E questa cosa si può fare tranquillamente su tutti i brani. Comunque la chitarra è uno strumento percussivo. Vengo subito al sodo. Faccio un esempio su un brano che ho sentito suonare un sacco di volte e per carità suonato sempre bene. Prendiamo Englishman New York di Sting, che è un brano che veramente conoscono tutti. Sappiamo tutti che comunque la progressione di accordi è Mi minore, La maggiore, Si minore. Allora, diciamo che la nostra comfort zone sarebbe quella di suonarla in modalità attenti al lupo, quindi... E da lì non esci perché te lo porti così fino alla fine del brano. Che per carità, dici il brano è così, che te vuoi inventare? No, no, ma è giusto, cioè, non... Però, insomma, mettersi un attimino anche nei panni di... Se sei l'unico strumento ritmico e melodico e devi reggere tutto tu. Certo, la cantante può essere anche Demetrio Stratos, che si può fare le armonizzazioni in tempo reale, però alla fine, insomma, è lo strumento che contribuisce all'aspetto dinamico o appunto di arrangiamento.
Allora, perché abbiamo anche un ospite. Ciao Davide. Davide Civaschi, nonché Cesario. Buonasera, grazie di essere tra noi. E quindi pensavo, la prima cosa che si può fare magari nel effettuare una scansione ritmica, appunto, di, prendiamo in questo caso Englishman New York, la prima cosa che mi viene da pensare è cominciare a mettere delle ghost note. Io tendenzialmente, diciamo, un brano così mi viene da suddividerlo in sedicesimi, quindi già questo movimento comunque fa camminare un pochino di più l'aspetto del groove, e non faccio altro che farlo con una specie di palm muting, quindi suono la fondamentale è il nostro battere, quindi praticamente fondamentale, voicing, ghost. Metto due sedicesimi di ghost e poi andiamo a suonare il 2, che sarebbe l'equivalente del rullante. Ok. Questo è uno step. Una volta fatto questo, volendo, possiamo cominciare a muovere un pochino la linea di basso, sfruttando magari delle note di passaggio, visto che comunque tutta la progressione armonica si ruota intorno alla tonalità di re maggiore, possiamo appunto sfruttare fra un accordo e l'altro delle note di passaggio. Ad esempio, noi abbiamo fra il mi minore e il la, possiamo mettere un sol, una nota sol di passaggio al basso, oppure di nuovo ribattere mi. Quindi andare a ribattere questo sedicesimo sul levare del 4 e immaginare appunto come se ci fosse anche la batteria che fa proprio questo movimento. Quindi volendo si può muovere un pochino di più, diciamo che è un brano di genere reg e c'è appunto la caratteristica del contrappunto, no? Fra la linea di basso e queste triade che sono sempre in levare, che stanno ferme, quindi fra i due strumenti farei muovere di più il basso. Questa potrebbe essere una soluzione. Potrebbe essere una soluzione. L'alternativa è magari tenere ferme le fondamentali e muovere un pochino i voicing. Muoverli nel senso, sfruttando i rivolti con il sistema gadget, e quindi pensare appunto che sia un Moog o un Hammond che per muovere un pochino l'armonia, anche se si tratta sempre di quei tre accordi, però mettendo a ogni giro una nota al canto diversa dell'accordo, insomma, dà una sensazione di movimento armonico. Esempio. Per ultimo, alla fine possiamo provare a mescolare alternando un po' le due cose, e il risultato potrebbe venire fuori questo. Mm.
Bellissimo. Questo potrebbe essere appunto una soluzione. L'ideale appunto sarebbe avere un percussionista che appoggia, diciamo, questi movimenti che noi facciamo. E da un po' di tempo a questa parte, comunque, quando mi capita di lavorare con i percussionisti, ho adottato la soluzione di mettere un octaver in pedaliera che splitta il suono, che fa sia basso e chitarra, che generalmente questa è una cosa che abbiamo visto fare quasi sempre i pianisti, che mettono il mano al bass, però insomma faccio un po' pubblicità, questa è l'Occi della Boss, che è un pedale che si trova tranquillamente in commercio. Tra l'altro, guarda Stefano, perché sì, così, giusto per darti un attimo di respiro, intanto c'è anche Alessandro Bartocci che saluto. Un saluto a entrambi, che sono un grande stimatore di Stefano, un chitarrista completo, sono d'accordo. C'è Vilgor che dice grazie, complimenti, quindi ti giro anche parecchi complimenti che stanno arrivando, anche Marcello Flori, spaziale, veramente bravo, complimenti, infatti mi aggiungo grazie, anch'io. Grazie. E Franco Bartolone, eccolo qui, che scrive: grandissimo Stefano, per un talento fuori del comune, riesce a fondere due mondi così distanti tra loro con una naturalezza unica, musicista di livello internazionale. Effettivamente, bravo, bravo, bravo. Quindi era grazie, doveroso, visto grazie, che così ti ho dato un po' di... un po' no, ti ho spezzato il ritmo. No, beh, effettivamente, ragazzi, stiamo facendo una clinic di quelle con i fiocchi. Proprio una clinic sull'acustico, però acustico, come dire, pronto all'uso, questa è una cosa. Sì, no, no, esatto. È un pronto all'uso, non è. Il plug and play, quello che. Esatto. Questo è un vero. Non unplugged, è un plug and play. No, no, cioè, esatto. Unplugged and play. No, allora, volevo appunto far sentire, diciamo, l'effetto finale provando a inserire l'octaver. Yeah. Yeah. Ora non so chi di voi magari sta ascoltando dal cellulare, magari non arrivano le basse frequenze, se siete in cuffia lo potete percepire. Sì. Bello. È settato in modo tale che praticamente mi processa il suono dal mi basso al mio un'ottava sopra. La cosa interessante è che utilizzando, diciamo, questo sistema di splittaggio del suono ti porta a suonare in maniera un po' più mirata. Ad esempio, se ti metti a fare lo strumming, cominci a suonare gli accordi in prima posizione, esce un pastone di roba, perché comunque si sovrappongono le basse sotto e esce poco definito. Invece magari suonare con questo effetto inserito e senza plettro ti aiuta molto proprio a creare anche dei contrappunti. Vi faccio sentire appunto come potrebbe essere l'effetto finale, diciamo, di Englishman New York, ipotizzando che sotto ci sia una percussione. Muto un attimo il microfono per non far sentire il rientro. Vai, vai. Che figata, pazzesco. Questo potrebbe bellissimo. Essere, potrebbe essere, diciamo, un'idea. Potrebbe essere. Potrebbe essere. Che gran roba, bellissimo, veramente. Grazie, grazie. La cosa poi bella, diciamo, quando senti di avere il potere tra le mani, nel senso certo, che comunque puoi gestire l'armonia in tutte le sue frequenze, no? Cioè in tutto il suo spettro sonoro, ci si può divertire a provare a fare anche delle sostituzioni di accordi in tempo reale, o comunque magari a metterci degli accordini di passaggio che rendono un po' interessante la cosa. La butto lì, ma poi sicuramente credo che è una cosa che a livello teorico magari molti colleghi
conoscono e magari la praticano anche. A me piace tantissimo, ad esempio, in brani dove è possibile farlo, se c'è una progressione d'accordi che si ripete, giocare con, a volte con le relative minori o relative maggiori. Nel caso appunto di Englishman New York, dove noi abbiamo Mi minore e La maggiore, possiamo provare a sostituire il Mi minore con un Sol, che in questo caso possiamo metterlo anche major 7, perché è come pensarlo come un Mi minore in settima nona, e il La maggiore lo possiamo pensare come un Fa diesis. In questo caso, volendo, ci si può aggiungere anche l'undicesima per dargli un carattere. Faccio sentire magari, diciamo, la differenza che apporto melodico, armonico può dare. Questo era un esempio, Fantastico. quindi diciamo provare magari a giocare su queste cose, dando per scontato ovviamente che magari conoscete la linea armonica e soprattutto c'è già un certo affiatamento, no? Con la cantante di turno, insomma, con il musicista con il quale lavorate. Provate a sperimentare queste cose. Cioè, sì, alla fine non è niente di trascendentale, però detto così non voglio neanche sminuirla. No, no, Dal assolutamente. punto di vista, armonico, io non ho fatto altro che ragionare sul modo della scala maggiore. Cioè, quindi io in questo caso, visto che il pezzo è, stiamo in tonalità di Re maggiore. E diciamo, io non ho fatto altro che utilizzare quelle due sostituzioni che ho fatto, sono due accordi che stanno nell'armonizzazione della scala di Re maggiore. Certo. Se poi uno può dare anche qualche pennellata per far sembrare il brano simil jazzistico, puoi andare a mettere anche delle alterazioni fra una strofa e l'altra, tipo. Passi da un modo minore, ci vai a mettere un si settima alterato, che se lo vuoi accentuare ancora di più, puoi fare una sostituzione di tritono, quindi. Lo fai diventare un Fa 13, però ovviamente, diciamo, queste cose sono un po' dei piccoli ingredienti quando tu prepari una ricetta, non devi abusare, altrimenti Sì, se no dopo. dopo il piatto sa solo di una cosa. Dopodiché ti Esatto, dimentichi. esatto. Cioè, E sì, qui bisogna. non. Sì, Qua hai detto, prego, secondo me, prego. una cosa. Peraltro, ti stavo facendo scorrere i vari commenti estasiati di tutti. Cioè, ti metto solo l'ultimo, giusto che siamo in tema regionale, me coglioni. Cioè, un omaggio all'ospite. No, effettivamente sono delle bellissime cose, se però sono incastonate, credo, diciamo, nel pezzo standard. Quindi, se poi tu suoni tutto Certo. così, dopo un po' dici, vabbè, No, no, diventa diventa. stucchevole. Esatto. No, 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 ma per carità, cioè queste sono cose che se uno comincia a impratichirci, ad entrare un po' in quest'ottica, Impratichircisi? È non bello. mi prometto più, te lo so, ho detto bene. L'hai presa. Io Ma c'ho. con. Io. Cioè, questa. Magari sbaglierò una superlocria, però. Fantastico. Cioè, io ci ho fatto. Io che l'ho detto per secondo l'ho sbagliata. Tu sei stato però grandioso. Chi ha possibilità di fare pratica, Ah, toh. diciamo di questa cosa, no, appunto, l'importante è non farsi prendere troppo la mano, perché sennò appunto si snatura
l'entità del brano. Ma questa cosa appunto si può fare su tantissimi brani. Voglio aggiungere un'altra cosa. Adesso ho fatto l'esempio di un brano prettamente ritmico. Il fatto di suddividere, ritorno un attimino al primo step, no? Il fatto di suddividere la ritmica in sedicesimi, non faccio altro che pensare ad un ipotetico Charleston di una batteria. O comunque alla batteria che fra la figura del Charleston e i rimbalzi del rullante crea in qualche modo un contrappunto dove genera dei sedicesimi, quindi in qualche modo ti dà questa continuità metronomica. E Certo. quindi l'istinto di andarli a ricreare è una sorta di paracadute per me. Ecco, per esempio, quando devo accompagnare, fare una suddivisione in sedicesimi di un brano del genere è la mia comfort zone. Non so se ho reso l'idea. Certo. E quindi di conseguenza, anche se appunto invece per quanto riguarda il discorso del sviluppare una linea di basso con gli accordi che abbiamo a disposizione, faccio una premessa. Io non sono un bassista, comunque ragiono da chitarrista, quindi magari vado a suonare anche troppo bassisticamente parlando. Però, diciamo, se è una mia esigenza o anche un mio limite, nel senso che se certi passaggi li riesco a fare in quel modo, Vabbè, ma non... assolutamente, anche perché poi insomma... effettivamente sei condizionato, cioè mentre il basso deve pensare solo a una linea di basso, cioè tu stai pensando tutta un'altra cosa, quindi sei anche probabilmente condizionato dalle posizioni, dagli accordi che stai Sì. facendo, quindi è ovvio che fai quello che la tua mano ti permette di fare, immagino, quindi Esatto. è esattamente Sì, ma anche. la mano e la mente di conseguenza, perché Certo. infatti mi dovrei mettere a studiare anche altri strumenti proprio per capire bene come viene vista anche la chitarra dall'esterno, no? Dal punto di vista proprio dell'interazione di una sezione ritmica. Quindi, diciamo, ho cercato in qualche modo di fare un esempio appunto su un brano ritmato, Certo. come mi verrebbe da accompagnarlo. Poi ovviamente, cioè questa per me era una dinamica standard. Se voglio crescere un po' più di dinamica, posso anche farlo e passo a una sorta di semi-strumming, cioè se siamo sul ritornello. Ti fai la Diciamo serata, eh beh, certo. dal punto di vista, diciamo, della dinamica, volendo, uno può anche azzardare degli strumming. L'unica cosa magari alla quale bisogna prestare attenzione è come prendere determinati accordi. Ad esempio, il Mi minore, se lo prendete qui, rientra anche la bassa frequenza qui. Diciamo, prenderlo in questa forma qui, al massimo raddoppiate un altro Mi, quindi non va a creare battimenti di frequenze. Anche il Si minore. Cioè, l'importante è che comunque la fondamentale sul basso esca abbastanza nitida. Quindi questo su brani abbastanza ritmati. E l'utilizzo del looper in queste In circostanze questi lo Allora, io in queste circostanze la loop station io ce l'ho in pedaliera. Paradossalmente la utilizzo soltanto per i soli. Perché se voglio. Perché io sono dell'idea che la loop station comunque ammazza le dinamiche.
perché poi ci cominci a sovraincidere cose su cose, cose su cose, e poi ti viene da arrangiare tutti i brani così perché senti l'esigenza di riempire. Quindi credo che sia, è un grosso aiuto, ma allo stesso tempo è un limite. Quindi diciamo, io c'ho questa, cioè quando devo fare i loop li faccio perché magari faccio un solo. Allora me lo preparo in tempo reale, che ne so, se so che il solo gira sulla strofa, io già su una strofa comincio a registrare. Certo, e poi lo lanci quando è ora. Esatto, altrimenti se io devo accompagnare, appunto, prendiamo sempre per esempio questo brano e mi voglio divertire a fare dei fill, ne so. Diciamo Bello. che li creo, mi viene da crearli così. Quindi Sì. anche utilizzare degli armonici dove ho la possibilità di poterli sfruttare. Vedi qua, poi tra l'altro c'è un commento di Raffaele. No, tranquillo, non proveremo ad arrangiarla così. Sarà la prima cosa che farò domani. Bravissimo. Domani tutto il suonare Englishman così. Beh, Dai, mi sembra il minimo. Ma dai, i tre dai. dislikes, ci sono tre dislike, ragazzi, io non li vedo. Vabbè, effettivamente saranno, si vede che Però, sto sulle balle a qualcuno, ma sono per me, non sono per ma Stefano, ci mancherebbe. che Qualcuno non è che... detto, ma il mondo è No, no, bello ci perché varia, quindi. mancherebbe. A proposito, visto che siamo 182, magari qualche like e anche quelli su Facebook, che vengano su YouTube così mettono i like, così compensiamo i dislike che hanno messo, che fa sempre bene, ragazzi. Consiglio ancora a chi è su Facebook, che siete 25 su Facebook, non male, più 8 sulla pagina. Venite su YouTube, che così vedete anche la chat, partecipate, e si vede anche meglio. E se magari vi iscrivete al canale, non è neanche una brutta cosa. Bene, continuiamo con questa bellissima clinic. Ragazzi, questa sera alta scuola, devo No, dire. vabbè, diciamo, porto la mia esperienza, Dito niente, niente. non c'ho nessun attestato, quindi. Megoglioni, come si suol dire. Esatto, come si dice a Padova, no? A Padova, giusto. Allora, Fantastico. un altro esempio che posso portare, che poi tra l'altro, diciamo, questo modo di accompagnare mi è, diciamo, ritornato utile poi anche in situazioni anche con artisti più grandi, quindi me lo sono ritrovato tanto Giusto deguadagnato. per dire, perché io ho letto un po' la tua storia, con chi è che hai Sì. suonato, giusto per dare un ordine Allora, anche di... guarda, collaborazioni sono state molteplici, hai Sì. visto? Adesso sul semplice ti sei Ma è incartato. sempre così, vedi? Uno vuole far virtuoso e ci riesce, poi. No, allora, ho avuto la fortuna comunque ho lavorato per 3 anni con Valerio Scanu. Gli mando un saluto, insomma, se capita di sentirlo. Ciao Valerio. Poi mi è capitato ultimamente di lavorare con Anna Oxa e con lei devo dire che è stato, diciamo, quando ti dicevo appunto di poter in qualche modo poter portare, diciamo, il tuo modo di suonare al servizio dei brani di un artista. È molto appagante. Mi ricordo fra i tanti brani che facevamo nel concerto, a un certo punto c'era il momento intimo e il brano in questione era Quando nasce un amore. E un brano, insomma, che c'ha il suo successo. E lo suonavo con la chitarra classica, a differenza dell'acustica, però mi ricordo che comunque mi faceva utilizzare dei suoni molto aperti, dei suoni ambient, quindi.
con questo delay sotto, che questo è un simulatore di eco a nastro, quindi che genera Sì, molto, bello. che spazia Poi ci molto. dici cosa usi, Dopo, dopo, dopo. Vabbè, ok. E quindi appunto mi ricordo, cerco di ricordarmela come la suonavo, ma era una cosa del genere. Era diciamo più o meno, era più o meno la strofa, l'accompagnavo così. Quindi comunque di base era suonata tutta sempre, vedi, ritorna sempre questo discorso dell'accompagnare in sedicesimi, quindi anche Sì. sull'arpeggio. La fortuna in questo caso che il brano, essendo in sol maggiore, potevo sfruttare dove era possibile sfruttare anche degli armonici a vuoto, degli armonici naturali, che in qualche modo mi facessero suonare la scala di sol maggiore. Ad esempio, e in questo caso non ho fatto altro che suonare in maniera, io dico, ibrida. Questa è la prima nota suonata. Quindi, in qualche modo, diciamo, questi armonici io li utilizzavo da raccordo fra una parte e l'altra, o appunto come per creare dei fill. Quindi. Cercavo sempre, comunque laddove era possibile, il cluster, quindi suonare la chitarra come pensarla come se fosse un pianoforte. Quindi cercare sempre i battimenti. È anche vero che comunque sotto il delay aiuta Esatto, tantissimo fa da pad. esatto, fa da pad, però comunque diciamo queste sonorità rendono anche col suono secco. Cioè, Bellissimo. comunque c'hanno la Tra loro resa. l'altro stanno impazzendo perché ma che estensione di mano hai? C'è la mano che è quella dei Fantastici 4 che si dice Alessandro Crocco. Incredibile. Hai preso degli accordi che sono qualcosa da se li faccio io mi slogo. Questa è colpa però dello studio dei brani di Osworth. Ah, eh sì, Perché perché lui questa si è. Esatto, perché comunque non so se hai avuto modo di vedere il suo video didattico, se didattico si può chiamare, che ti fa vedere come suonava la scala maggiore, quattro note per corda. Mi.
Roba da amante, è chiaro, è chiaro, un, vabbè, un ventaglio, dice Paolo Cinci. Grazie. Perché quindi, bei commenti che ci sono, godiamoceli assieme. Aspetta, aspetta, perché stasera abbiamo un bel ritmo. E dopo vado anche su una domanda di Mancino. Sì. È sempre bello sentire, c'è Giacomo Anderle, è sempre bello sentire un professionista come si lavora per mettersi in servizio dei brani anziché pensare sempre di essere in prima linea. Complimenti per l'eleganza, ecco, quindi prendiamoci. Hai le mani di Morandi, dice Riccardo Barba. Morandi si è fatto pure male, che si è ustionato. Esatto. Ok, fantastico. E poi c'è una domanda di Mancino Lefty, sì, che dice una domanda per Stefano, ragionando sullo stile di John Mayer, Giorgio Mayer, quindi credo che sia il Jungle, batterista con quei ritmi. Pensavo fosse un errore. Allora, ritmi si compatti 7 ottavi. Hai un consiglio su come approcciare quel genere di beat? Grazie mille, da ignorante. Allora, se parliamo di Giorgio Mayer, credo che faccia riferimento a un batterista Jungle che è pazzesco. C'ha un progetto, me li ascoltavo. C'ha un progetto che si chiamano i Nerve. E fanno appunto questo jungle psichedelico. Mi ricordo ci stava un brano che adesso non mi ricordo come si chiamava, però c'aveva questo loop di chitarra classica, però fatto con le tastierine, con i synth. Era e tu immagina sotto la batteria jungle, sì, che suonava. Allora, qui devo essere sincero, Mancino Lefty, sì, mi cogli un po' impreparato perché non mi sono mai accostato a certe sonorità, però ho sempre notato una cosa, che nella musica jungle, diciamo, lo strumento proprio che lavora tanto a livello di ritmica è la batteria, cioè comunque sotto i pad stanno fermi, che il pad in qualche modo ti dà quella sensazione di fluidità, che tu viaggi, e il basso in qualche modo fa delle linee ostinate, quasi isteriche, sì. E la batteria, diciamo, esegue questi groove che diventano quasi dei mantra in qualche modo. Cioè, è un genere molto, molto ipnotico, a mio avviso, nella jungle. Purtroppo, perdonami, ma non riesco a darti una risposta, però mo mi metto a studiarla e magari la prossima volta ti dico se c'è una via d'uscita, ma sicuramente. Però visto che, diciamo, da ignorante ho sbagliato il nome, però ho tirato fuori John Mayer, che chiaramente come acustico, dal punto di vista del servizio a se stesso, perché di fatto lui non si può dire che apparentemente sia un virtuoso dell'acustica, però a fare quelle cose che fa lui, però cioè, posso dire che di tanti chitarristi, diciamo, che di impronta blues, anche se lui è una marcia sopra, è uno step in più sull'acustica, mi ha piacevolmente stupito. Anche l'arrangiamento di Neon lì all'inizio di... è un capolavoro, cioè, che tenere la chitarra accordata così, cioè... anche lui c'ha le dita che come le tue, che prende 7000 ottavi. Ma poi comunque ho apprezzato tantissimo che lui fa anche uso dello slap, quindi... Esatto. quando l'ho sentito suonare, ho fatto che bello, grazie. Cioè, lì per me ha guadagnato tanti punti, cioè già era tanta roba prima, poi quando ho sentito comunque suonare l'acustica, che parlava una lingua diversa, generalmente quando tu senti suonare appunto Eric Clapton, lo metti sull'elettrica o sull'acustica, il suono è quello, sì. Mark Knopfler, quelle poche volte che si è messo sull'acustica, il suono è quello. Cioè, John Mayer comunque ha tirato fuori, non dico il coniglio dal cilindro quando ha fatto quel brano, però ho sentito delle cose che sull'elettrica non gliel'avevo mai sentite, quindi tanto di cappello. Anche con tutte quelle accordature alternative, veramente esatto. fantastico, una ricerca importante. Assolutamente. C'è Riccardo Barba che ci chiede: ci puoi spiegare il suono della canzone della Oxa? Così ci fai capire anche un attimo il tuo setup acustico. Allora, io adesso, vabbè, non ve lo posso far vedere perché c'ho una webcam fissa, però ho una semplice pedaliera
Cerco di spiegare rapidamente il routing. La chitarra entra nell'accordatore che poi va nell'OC3, poi c'ho un boost e poi c'ho la sezione delay, c'ho due delay, uno è l'Akai Headrush e questo qui, questo suono paddoso, che ci crediate oppure no, è il Moir della Re, il Reco Moir. Quindi stiamo parlando di un pedale very cheap, però mi piaceva comunque la pasta sonora che tirava fuori e l'ho sempre tenuto anche per cercare di compattare più possibile le dimensioni della pedaliera, anche perché c'è l'headrush della Kai che praticamente ci vuole il porto d'armi per portarlo perché è un delay così. Insomma, infatti, vederli uno dall'altro fa Che non è ridere. l'headrush il modeler. No, Infatti, ciao, no, tante volte quando no, si va in cerca di headrush guitar si trova spesso quello della Kai, che ricordo che era un sì, bel ma che delay, comunque un per essere un pedale rapporto qualità-prezzo a mio avviso molto buono. Quindi, e poi c'è un reverbero, sempre Moir, lo Skyverb, che al momento non sto utilizzando. Sto utilizzando il reverbero del mixer. Quindi. E il tutto va nella Boss RC20 Loop Session e poi alla fine di tutta la catena c'ho la DI della SamSamp. Quindi questo è quanto. Quindi questo è il setup che uso live. E poi appunto il Perfetto. suono che hai sentito prima praticamente era i due delay più l'octaver. Questo è. Quindi Bello. guarda, alla fine senza farlo apposta, avrei voluto portare un esempio di un brano lento su come approcciarlo sulla chitarra acustica. Alla fine questo della Oxa, tutto sommato, è stato abbastanza esplicativo perché Assolutamente. laddove appunto non devi suonare ritmi serrati che devi cadenzare il 2 e il 4, ma suonandolo ad arpeggi larghi, comunque anche il fatto di poter utilizzare degli armonici per creare dei fill o comunque creare arpeggi in cascata come se fosse un'arpa, appunto pensare alla chitarra come se fosse un piano, diciamo, il mio approccio è questo qui. Quindi Fantastico. questo è per quanto riguarda, diciamo, la parentesi acustica Dobbiamo per... fare un'altra puntata su questa cosa qua Va perché è bene, con veramente, veramente piacere. affascinante, bellissimo e almeno io sono rimasto. Ma tu Con molto piacere. non sei solo un chitarrista acustico, sei anche un chitarrista elettrico, Io chiaramente. nasco come chitarrista elettrico. Ecco, quindi Io nasco soprattutto. come chitarrista E elettrico, quindi, quindi è prima di chiaro, ammazza, ammazza, come che introdurre. assist che hai fatto. Hai visto? Fantastico. E quindi prima di introdurre il secondo argomento della serata, ci fai sentire Sì. anche la parte elettrica, direi. Vi faccio... Sì, ok. Allora, per il discorso, diciamo, sull'elettrico... Vi voglio soltanto far ascoltare un brano di un altro progetto che però non è quello che presenteremo dopo, diciamo è coprodotto con un mio amico bassista che si chiama Roberto Lo Monaco, che saluto. Ciao Roberto. Questo brano si chiama Gift ed è una ballad inedita. Però insomma con delle sonorità che in qualche modo mi hanno ispirato un po' a quello che è il genere di Osworth, quindi anche dal punto di vista dell'approccio di improvvisazione. Ok, ho parlato troppo. No, comunque guardate. Bisogna che ritorni con questa cosa dell'acustica qui. Cioè, Niente, ti è rimasta qua. mi hai lasciato troppi interrogativi aperti. Dobbiamo fare una puntata solo per questa. Cosa dite, Va ragazzi? bene, Secondo va bene, va bene. me, Per cosa me è dice? un piacere. Riprenotiamo Stefano per questa cosa qua, perché veramente mi hai fatto felice, perché è un argomento veramente molto bello. Poi, tra l'altro, diciamo, si è occupato di quella che è una parte che a volte molti chitarristi
dico snobbano, ma non si rendono neanche conto di quanto importante sia la parte ritmica, che serve anche poi nella parte dell'assolo, perché diciamo il cosiddetto timing è qualcosa di È lì, fondamentale anche nella parte dell'assolo, quindi è tutto lì, assolutamente. benissimo. Assolutamente. Allora, Bene. vi faccio ascoltare i Gift. Fammi sentire se i suoni ci sono tutti. Deve tornare assolutamente anche prima di Natale. Ricorda Ok. di mutare. Yes. Allora, questo è Gift e buon ascolto. Thank you.
Mamma mia, che roba. Che roba. Mi sa pazzesco. Che mi sono dimenticato. Sì, sì, ti sei dimenticato, però lo so. Mi dispiace, ragazzi. No. Non ti preoccupare. Cioè, un applauso comunque incredibile. Non ha inficiato su niente. È stato fantastico. Cioè, qua vabbè, ci sono almeno non era in playback, dai. No, assolutamente. Guarda, ci sono dei commenti. Ti dico, commenti tipo questo, guarda, giusto per... Oh merda, così mi è venuto tipo questo, così, grande Federico Sperotto, bellissimo il commento di Nicola, che Nicola Schinto, che saluto, incanto puro. Grazie Nicola. Piacevolmente incantato da questo suono, guarda, te li condivido qui perché sono veramente fuori classe. Grazie mille. Fantastico, hai fatto una cosa... non puoi aver fatto questa cosa qua adesso, cioè, bisogna che ampliamo, questo è solo l'antipastino... E poi bisogna creare proprio tutta una trasmissione apposta per, tra l'altro con, anche adesso apriamo un'altra parentesi, un talento, Alessandro Vedovini, un talento che conosco da anni con un'attitudine pazzesca che ha sempre dimostrato da quando lo conosco, un percorso pazzesco, una persona eccezionale. Quindi, grazie Ale. Ecco, e poi c'è Davide, visto che siamo un canale di nerd chitarristici, suoni impeccabili, non manca nulla e sono perfettamente definiti. Vogliamo sapere tutti i dettagli sulla strumentazione, quindi... Ah, una parola sola, Helix. Ah, ecco, a posto. Helix è tanta mano, perché comunque avevi una sensibilità al tocco che... Grazie. Solo una cosa, il suono di synth. A te l'ho spoilerato sì. In privato, è di una vecchia Boss GT6. Uh-huh, quindi okay. Ho messo, diciamo, uno sdoppiatore di segnale... prima del modo tale che dalla chitarra passasse all'Helix per i suoni, quelli diciamo che avete sentito, tutti i suoni tranne il synth l'ho passato direttamente sulla Boss, tutto qua. Molto bello, guarda che bello questo commento di Max Lockwood, che dice se fosse chiamato Steve Profaz, nato a New York, sarebbe ai vertici dei chitarristi mondiali, ecco, e invece sta a torre spaccata. Penso a te. Fantastico. E poi scopri che questo mostro viene seguito da 150 persone sul suo canale YouTube. Effettivamente hai un canale YouTube, bisogna ampliarlo, quindi, quindi ragazzi, cercate Stefano Profazzi e stasera almeno siamo 203, 204, quindi altri 200, quindi raddoppiamo di colpo gli iscritti al canale di Stefano, assolutamente. Grazie. Bene, allora direi che... Diciamo che sì, con questo brano, diciamo, dai sapori un po'... Qui c'è di tutto fondamentalmente, di quello che avete potuto percepire, però diciamo i suoni che ho utilizzato sono prettamente, diciamo, di matrice osworthiana. L'improvvisazione no, perché di Osworth ce n'è uno e basta e avanza. Con questo appunto voglio, diciamo, condividere, insomma, chiedendo il permesso a Marco, mi sono diciamo preso iniziativa di voler coinvolgere degli amici col quale stiamo lavorando ad un progetto che vuole omaggiare il maestro Osworth, ma la particolarità è che comunque non sarà un tributo suonando i suoi brani, ma saranno comunque delle composizioni inedite. Oh, che figata. Di chiara matrice ispirazione osworthiana. Mi sento privilegiato, insomma, di essere stato coinvolto in questa cosa, anche perché comunque, diciamo, rispetto a tutti gli altri colleghi che adesso verranno catapultati in questa live, io sono quello più, diciamo, dai sapori mediterranei, sono il meno purista, diciamo, della categoria, però sono molto onorato di questo, quindi... Marco, quando vuoi, insomma... Sì, allora, presentali tu. Tra l'altro, chiedo a uno degli ospiti di accendere la camera, perché è spenta, quindi... Ecco, allora, bravo. Perfetto. Vediamo se appaiono... Ok, quindi li introduci tu. Ci dovrebbe essere Francesco Cassano. Eccolo qui. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. Ciao, ecco, ci mettiamo così. Ciao poi Francesco. Ci dovrebbe essere Frank Pilato.
Eccolo qui. Ciao Frank. Frank, Ciao, ciao a ciao. tutti ragazzi. Ciao, ciao Ciao. Ci Frank, dovrebbe ciao. essere anche Marcello Contu. Allora, eccolo qua. Eccolo qui. Ciao a tutti, Eccoci soprattutto a qua. Stefano però, eh. Allora, chi non c'è, alzi la mano. Eccolo qua. Eccolo. Bene ragazzi, benvenuti a Fantome, fa veramente molto piacere che siate qui Piacere ad nostro. arricchire ancora questa puntata che è già ricchissima, quindi è un onore e un piacere, qua mi tocca invitarvi uno alla volta e fare una miniserie, ormai sai che ormai la TV è tutta a miniserie, quindi faremo Fanno le la pillole. serie Stefano Profaxlix Su Netflix. su Netflix. Giustamente. Bene, io che dire, Stefano, facciamo introdurre questi ragazzi. Sì, io diciamo ho parlato pure troppo, però ecco appunto come ho appena detto, insomma, ho il piacere di averli conosciuti e come ti ho detto in privato, è la prima volta che ci vediamo di persona. Cioè noi abbiamo... Fantome anche questo, mi sembra di essere c'è posta per te, sai quando Esatto, esatto. un po' una Mara Venier, insomma. Esatto. Possiamo Fantastico. chiamarlo Fantom che sorpresa. Fantome che sorpresa, esatto. No, e quindi appunto loro in qualche Ottimo. modo sono compagni di viaggio e di risate, però ecco, ci unisce tutti l'amore, la devozione per questo chitarrista che ci ha letteralmente folgorato la mente e le mani soprattutto. E la cosa bella è che comunque ognuno di loro comunque non ha messo in penombra la loro personalità quando suonano. Cioè, si sente comunque che c'è un amore viscerale per Oswald, ma si sente soprattutto la mano di ognuno di loro. Quindi, insomma, io passo la palla a loro che Sì, dai, hanno un sacco di cose da facciamo raccontarvi. un giro di presentazioni, cominciamo da Francesco. Ciao Eccomi, Francesco. ciao, ciao Marco, eccomi. Vabbè, faccio parte di questo progetto, quindi questo Come è al ben solito chiaro. la domanda è sempre la stessa: chi sei? Da dove vieni? Cosa porti un fierino? Allora, sono un chitarrista di Bitonto, precisamente provincia di Bari, e diciamo che nasco come un chitarrista a 13 anni rock, ovviamente come tutti i ragazzini, però poi ho intrapreso lo studio del jazz. E ho frequentato la scuola del pentagramma di Bari, il noto pentagramma di Bari, insomma una scuola jazz abbastanza rinomata in tutta Italia. E poi da lì ho deciso di intraprendere il conservatorio facendo chitarra jazz sia la triennale che la magistrale, dove sono laureato in entrambi. E proprio la magistrale, ora venendo proprio all'argomento, proprio la magistrale ho portato come tesi di laurea l'argomento Alan Holdsworth. Infatti, approfitto giusto qui c'è la mia tesi, cioè... Beh, cioè quindi proprio siamo a bomba. Sì, Siamo a super abbastanza. bomba. Mi ha influenzato parecchio, devo dire. Ovviamente sempre comunque accompagnando altri ascolti, perché come diceva anche Stefano, io ho sentito tutta l'intervista di Stefano che è stata spettacolare, anche le esecuzioni, approfitto per complimentarmi. Grazie. Però, come ha detto Stefano, giustamente Holdsworth non è, o meglio, il genere che suona Holdsworth non è un genere abbastanza semplice, un genere che una persona, che è all'asciutto di qualsiasi, sonorità un po' più articolata, come può essere una sonorità diminuita, un'aumentata, per esempio. E diciamo che ascoltare di primo acchito Holdsworth può essere un pugno nello stomaco, Esatto. piacevole, piacevole per carità, però è sicuramente difficile da comprendere. E quindi per questo, almeno questo è stato anche un po' il mio percorso, prima di ascoltare Holdsworth, ho ascoltato tantissimo anche altra roba che comunque anche il jazz, quello più tradizionale, lo swing, Charlie Christian, che poi tra l'altro ha ascoltato anche Holdsworth stesso, voglio dire. Ascoltato e studiato,
e Pass, Montgomery, diciamo tutta la vecchia guardia. Devo dire che passando comunque da quel tassello, dall'analisi di quegli artisti, è sicuramente più graduale l'approccio verso Holdsworth, perché comunque le musiche di Holdsworth, che non sono musiche mainstream assolutamente, però contengono sicuramente delle nozioni di teoria jazz. Ovviamente la musica non è nozione, questo lo sappiamo tutti. Però devo dire che, anzi, dire che la musica di Holdsworth sia solamente musica su sentimento, insomma, è un po', serve un'assurdità. Era una musica sicuramente studiata, d'altronde comunque lui era uno anche abbastanza maniacale, perfezionista su tutto. Ci impiegava diverso tempo anche per costruire un solo. E comunque l'improvvisava benissimo in live. Però anche il fatto, per esempio, di studiare a tavolino un solo, più che studiare a tavolino, ecco, diciamo, ponderarlo per bene in studio. Unire diverse take, questo fa anche un attimino dedurre come il genere non sia molto intuitivo e ci vuole comunque una sorta di preparazione, che sia a livello teorico, ma anche a livello di ascolto, forse soprattutto di ascolto. Certo. Bene. Frank, poi ci illustrate anche il progetto, appunto come è nato e tutti i vari dettagli. Frank, ti presenti tu, chi sei, da dove Ok, vieni, cosa porti, un fiorino. un fiorino anch'io. Sono Frank Pilato, sono nato a Firenze, nasco come clarinettista, poi diciamo che nel 97 inizio a studiare chitarra, mi appassiono quasi subito alla fusion comunque, perché comunque era quella che mi prendeva di più. Quindi continuo sempre comunque lo studio e l'affianco sempre magari a altre cose, no? Quindi poi niente, inizio a studiare, diciamo, conoscendo Allan, poi inizio a studiare anche un metodo, diciamo, che è particolare, insomma, che aveva studiato anche Coltrane, eccetera, che si chiama Thesaurus of Scales and Melodic Pattern di Nicholas Zabrowski. Poi niente, mi sono trasferito a Los Angeles per un po', per quasi 2 anni. E da lì mi metto in contatto con Andrea Marcelli, che per me è più che un maestro, insomma, è un compositore, eccetera. Quindi è un fantastico clarinettista e batterista, è il mio batterista preferito personalmente. Quindi gli chiedo se vuole suonare io ho delle tracce, volevo fare un disco tanti anni fa, nel 2010. Successivamente lui mi dice, guarda, ascolta, mi ascolta suonare, mi dice, guarda, io ho un disco dove doveva suonare Allan, era il terzo disco dove doveva suonare Allan, che poi non suonò per problemi contrattuali, suonò solamente nei primi due, non nel terzo. Dice, c'ho questo disco qua, che è dove c'è Jeff Berling, Gary Willis, Mitchell Foreman, eccetera. Ti va di prendere parte a questo disco al posto di Allan? Io lì ho detto, ma mi ha spiazzato un po' all'inizio, perché dicevo, insomma, è impegnativa come cosa. Poi però ho detto, vabbè, io comunque mantengo sempre la mia personalità, eccetera, e do il massimo che posso dare in quell'occasione. Così è stato. Poi ho continuato sempre lo studio. Ora sto studiando il linguaggio bebop, quindi mi piace molto Charlie Parker. Sono tornato un po' alla tradizione. E infatti il brano che ho fatto per questo disco qua non è come ho suonato in Stories o negli altri dischi. Cioè, un suono totale, cioè, lo suono con la semiacustica, un suono clean, dove praticamente molto saturo, però è clean, dove alterno magari delle idee, magari del fraseggio bebop sempre a Allan comunque. Quindi insomma, mantengo sempre quell'anima di Allan, però mi sono leggermente spostato, ecco, quindi. Bellissimo, Grazie. bene, ti ringrazio e adesso vorrei lasciare la parola a Marcello Contu. Ciao Marcello, anche tu, chi sei?
Devi smutati, non ti si sente, non ti sentiamo, Marcello. Eccomi. Ecco, senti? Mi senti? Sì, eccoci qua. Ciao. Okay. Ciao, io sono di Cagliari, sono nato qui in Sardegna. E niente, io in realtà, a differenza dei colleghi illustrissimi, non faccio la musica per professione. In realtà sono un dentista, che però suona la chitarra da 40 anni e quindi... Comunque diciamo che non sono un principiante, ecco. E detto questo, sì. Okay. Anche perché avventurarsi a suonare delle cose che, di Alan, comunque non è che sia proprio... Non puoi essere principiante, non credo proprio. Allora, io mi sono avvicinato a... Dopo, io ho un passato un po' come tutti di pop, di rock. Si è partiti dai Beatles, dai grandi gruppi rock degli anni 70, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, no? E poi pian piano si è arrivati a cose più complesse. Negli anni 80, quando ero ragazzino, andavo alla Fusion, la Jazz Fusion, e quindi da lì è partito l'esperienza di un rinnovamento, diciamo, personale, musicale, verso territori un po' più complicati, un po' più difficili. Poi c'è stata la folgorazione della conoscenza di questo Alan Holdsworth, che è un chitarrista unico nel suo genere. Io ho pensato che Alan Holdsworth sia l'unico chitarrista al mondo che sembra provenire da un altro pianeta, da un'altra costellazione. Cioè lui è l'unico chitarrista che non ha influenze chiare e riconoscibili. Se tu ascolti qualsiasi chitarrista di Jazz Fusion, sentirai sempre delle influenze di bebop, blues, funky. Rock, pop, c'è sempre qualcosa, c'è comunque un linguaggio che è radicato in una tradizione. Ora, Alan Holdsworth non ha questo. Io non riconosco in lui nessun linguaggio proveniente dal jazz, neanche proveniente dal rock, se non in piccola parte, forse nei primi lavori degli anni 70. Per cui è interessante lo studio di un chitarrista che innova il suono. Hai sentito Francesco Cassano, no? Che usava un suono molto simile a quello di Alan Holdsworth, sì. E innova anche armonicamente, ritmicamente e melodicamente l'utilizzo della chitarra, compresa una tecnica strabiliante, perché lui comunque aveva una mano enorme e i voicing suoi sono leggendari, sono da tendinite. ecco qui, ti faccio vedere un fa diesis fatto da Alan Holdsworth. Vediamo se riesco con dei piegamenti a farlo. Eccolo qui, questo è il fa diesis che fa Alan Holdsworth. Poi normalmente si fa così. Ora, detto questo, io trovo che sia stimolante non solo questo che ho appena detto, ma il fatto che Alan Holdsworth sia un esempio, lo stesso unico, di coerenza musicale. Questo signore che tecnicamente avrebbe potuto fare una fortuna se avesse suonato, che so, del rock con quella tecnica lì, avrebbe fatto sicuramente scuola in quegli anni lì. Sì, sì. Ok, per cui questo signore è morto povero, alcolizzato, e a quanto pare il popolo web ha contribuito a comprare la sua bara, il suo sepolcro. Roba da matto. Ora, questo potrebbe essere una roba autolesionistica, ma da un altro punto di vista, da un punto di vista artistico, c'è una coerenza, una ferocia nel voler mettere al primo posto questa coerenza artistica che lui ha avuto, non commerciale, contro ogni convenienza economica e di visibilità, e lui l'ha portata avanti fino alla fine. A volte ha impiegato anche 5 anni per fare un disco. Ha venduto poco, ma ha il rispetto incondizionato di tutti i musicisti colleghi non solo delle sei corde, ma dei musicisti di tutto il mondo, perché a tutti riconoscono in lui questa coerenza e questa grande capacità di anteporre l'arte e quindi un progetto musicale a altre cose che invece hanno portato distanti molti chitarristi. George Benson probabilmente è stato uno dei più grandi chitarristi di jazz della storia, però a un certo punto ha pensato che i localetti fumosi di New York, con 50 persone dentro, gli stavano un po' stretti. No, io non lo critico, non penso che sia anche corretto che lui abbia poi a un certo punto deciso di fare musica commerciale.
però questo è stato il destino di tanti artisti, chitarristi, eccetera. Ecco, Alan Osor differisce in questo, e per me questo è un grande insegnamento, e quindi anch'io seguo le sue orme con molta umiltà e continuo, nonostante non sia conveniente farlo, a suonare in locali a volte dove vanno 20 persone, no? Certo. Dove però magari quelle 20 persone sono interessate a delle forme espressive alternative e sono disposti magari un attimo in controtendenza a approfondire, no? I tempi moderni non sono, diciamo, il periodo migliore per fermarsi, ascoltare, approfondire, riflettere, va tutto troppo veloce, no? E quindi da questo punto di vista abbiamo incontrato questi mascalzoni qua con questo progetto comune di fare un disco che deriva poi dal periodo in cui lui è morto, quindi un disco tributo, ma non di cover, ma di brani originali che ognuno di noi ha confezionato, e adesso a breve credo che riusciremo a far venire alla luce questo progetto di fare una roba di italiani che ripercorrono così una tradizione e poi ci mettono, come diceva prima Stefano Profazi, dell'oro, no? Quindi ognuno di noi è alla caccia di un altro obiettivo osvordiano, che è quello di non copiare nessuno. Fantastico. Quindi noi veniamo da lì, ma ricerchiamo con molta fatica una estetica nostra, partendo da una grande tradizione. Fantastico, bellissima testimonianza, Marcello, ti faccio i miei complimenti, come faccio i complimenti a tutti, e mi fate un grandissimo onore ad essere qui questa sera, perché credo che, cioè, l'obiettivo che mi spinge a fare quello che sto facendo, cioè, nel contesto del Phantom, è a prescindere da tutto, perché qui non è che ci siano, cioè, si fa quello che si vuole fare, cioè, perché è bello farlo, perché la musica è bella. Io posso invitare tutti, e anche soprattutto, anche per esempio con il Phantom New Generation, invito chi ha un progetto da proporre. E quello che hai detto, Marcello, è veramente fondamentale. Cioè, Alan Osor effettivamente è riconosciuto, è quell'artista incredibile che, pur essendo vissuto, diciamo, non sotto i riflettori come molti altri, ha però effettivamente celebrato quella che è la massima arte. E perché You, Stefano? Beh, è un po' un gioco di parole, no? Che poi è l'acronimo di un disco di Alan, che si intitola IOU, quindi sarebbe IOU. E noi al posto della I abbiamo messo la Y, che significa noi. Mm-hmm. E quindi in qualche modo è un nostro omaggio alla musica, diciamo, a voi, scusate, qui a Roma sono le 11 e 10. È il fuso orario, l'East, è la West Coast. E comunque, diciamo, sì, è un gioco di parole evocativo. Disco di Alan, che è dell'82. 82, stavo per dire 83, il live, quello che ha fatto in Giappone. E quindi in qualche modo, appunto, non è altro che è un tributare, è un nostro dire grazie, ognuno nel suo modo, dire grazie a una persona che ci ha dato tanto, nonostante lui magari neanche lo sa, non l'avrà mai saputo, cioè, con parecchie persone, tra cui, tra l'altro, mi sono dimenticato di dire che la mente malata del gruppo, quello che ha fatto nascere il gruppo stasera, non c'è, quindi salutiamo il nostro caro Paolo Volpato, che abbiamo detto che è assente per motivi nobili. Ed è già tutto dire. Ognuno poi pensa quello che vuole. Esatto. No, comunque, diciamo, in questo disco, oltre ai noi qui presenti, ci saranno anche altri validissimi colleghi. Quindi stiamo soltanto aspettando che
che finiscono di impacchettare il brano, diciamo, stanno scegliendo la carta da imballaggio, ecco. È l'ultimo step. Ti posso strappare una promessa, Stefano? Sì. Lo vieni a presentare qua? A casa tua? A casa mia anche. Sì, sì, cioè, no, no, nel senso, nella casa di Phantom, cioè quando sarà finito, mi piacerebbe posso... Beh, diciamo, oltre a farle io la promessa, insomma, chiedo anche, diciamo, l'appoggio degli altri ragazzi, perché comunque il progetto è nostro, quindi... Beh, grazie per l'invito, adesso... per me è una bellissima idea. No, sì, mi piacerebbe, sì, d'accordo. Cioè, mi piacerebbe veramente avervi ospiti e magari anche ci suonati i vostri... Adesso questa sera, diciamo, non c'è la possibilità tecnica di farlo, però se riuscite ad attrezzarvi... Francesco un po' ci è riuscito e dopo ci fa anche sentire qualcosa e ci fa vedere anche, visto che ha lavorato al suono, e diciamo, e come sapete che io sono una, diciamo, la mia fama la devo soprattutto ai suoni, non al suonare, ma ai suoni, quindi abbiamo condiviso prima la patch che hai fatto su Fractal per il suono di Alan Allsworth, e devo dire che vale la pena di vederla, perché effettivamente è un'opera d'arte che dal punto di vista grafico lascia veramente... Sì, che poi no, è più dal punto di vista grafico che, no, no, vabbè, che ma di anche, fatto. Ma il suono comunque è un suono... Cioè, quando l'hai messo era riconoscibilissimo, quindi ha fatto veramente un lavoro egregio. Grazie. No, comunque mi piacerebbe veramente, quando siete pronti, basta che mi facciate un pronto... Scusate il gioco di parole... la Phantom, la casa Phantom è sempre a vostra disposizione, e quindi sarebbe veramente un grandissimo grazie. onore. Grazie. Mi fate già l'onore di essere grazie. qui, ed è una bellissima cosa. Bene, Francesco, allora facci sentire qualcosa. Non siamo riusciti, però secondo me, allora posso proporre, io non mi ci metto neanche perché l'abbiamo detto prima, io non voglio neanche, però tra Stefano e Francesco si può fare una cosa, così ci, fai come no? ci fate sentire, dai. Fate, dai. Il vostro disco è pericolo, va bene. No. Allora, non riesco a mettervi in evidenza tutti e due, vi lascio così. Benissimo. Però, non potrò copiare gli accordi di Stefano. Esatto, fateci sentire qualcosa. Dopo facciamo vedere a tutti quanti il suono di Francesco. Con molto piacere. Come è stato realizzato, perché effettivamente senti, vai Ste. Muta il microfono, Stefano, che così stavolta arrivo io. Yeah. Thank you.
grandi, grandi ragazzi. Che meraviglia, che meraviglia. Sai le limonate su questi brani? Cioè, fantastici. Cioè, sì, bisogna essere in un'altra, in un altro livello, però siete fantastici. Grazie mille. No, ho provato più che altro a seguire gli accordi di Stefano. Sì, infatti, io dico, io non so... Non so nullissima di quello che avete fatto, però era bellissimo da sentire, quindi... Ma dai, il ritornello non l'ha riconosciuto? No, ti giuro, no. Manco io. Ottimo. Ottimo, perfetto. Molto bene. Fantastico. Allora, Francesco, ci condividi lo schermo, che così vediamo... Assolutamente, assolutamente. Vediamo questo suono caratericissimissimo di... Sì, che poi tra l'altro, vabbè, io in cuffia ce l'ho un po' sfasato, devo essere sincero, non ero comodissimo, perché sento tutto un po' più acido, poi magari all'esterno era effettivamente quello che io ho riconosciuto subito il suono, e infatti quando l'ho messo prima, condividi la finestra, non lo schermo. Sì. Oh, madonna, come si fa? Finestra. Finestra, ecco, sì. Eccolo qua. Sì, giustamente, perché devo aprire. Così ci spieghi cos'hai adottato, perché il suono è veramente molto particolare. Un suono che mi dicevi che va alla ricerca di emulare un sassofono. Quindi... Sì, esattamente. Allora, la ricerca sonora di Holdsworth era proprio quella di emulare un sax. Tra l'altro lui voleva nascere proprio come sassofonista, poi... è diventato tutt'altro, da violinista a chitarrista. Quindi diciamo che il destino l'ha portato altrove, però la ricerca sonora era proprio quella del sax. Infatti, a testimonianza di ciò, era anche un grandissimo amante di Coltrane. E essendo anche un grande amante di Coltrane, l'ha portato anche sulla via dello studio che ha fatto Coltrane, a livello melodico, a livello armonico e anche a livello di suono, appunto. La particolarità del suono di Holdsworth è il non attacco, cosa che per una chitarra, diciamo, una cosa abbastanza inusuale, soprattutto se sentiamo una chitarra con la distorsione. Ecco, molto spesso noi tendiamo ad avere, guarda, faccio un piccolo esempio, vediamo se riesco a beccare un altro preset a caso. Condividiamo questa patch che effettivamente graficamente aspetta che però è tanta roba. Attento, non perdere il microfono. Marco, ecco. No, non l'ho perso, ci sono. Sì. Ci sono. Però lo schermo non mi fa mostrare perché si è bloccato il cambio. Vabbè, sto utilizzando ora un'altra patch per far sentire il suono un po' più rock, per esempio. Aspetta, ci sono? No, non si sente. No. Non si sente? No. E come mai? Vabbè, aspetta un secondo. Non si sente. Per il volume, qualcosa, no? Ma tu lo senti? No. Ah, no, è giustamente, scusate. Perché devi fare lo switch. Sì, devo fare lo switch. Allora, ora vi farò sentire. Aspetta, ricondivido. La prossima volta attrezzatissimi, così, basi, stereo. Come Stefano. Stefano è stato impeccabile. Vedi, i suoni... Non era male quella timbrica, dai. Ok, allora, ora vi farò sentire un suono un attimino un po' più rock, che comunque quello dove si delinea di più l'attacco della chitarra. Allora, un attimo solo che tolgo l'audio. Questo era l'attacco del quale parlavo, proprio questo ta ta bello tagliente.
Bene, Holdsworth ha cercato di fare proprio l'esatto opposto. L'esatto opposto, cercando di eliminare quella parte, ottenendo più questo qua, che ora vi farò sentire. Per esempio, soprattutto ora sulle acuti ho cercato di accentuarlo, e non si sentiva quel ta tagliente che si Certo. ottiene con un amplio con la distorsione. Ora, venendo alla grafica del nostro preset, non so se riesce. Ok, sì, si vede il movimento, perfetto. Sì. Allora, vabbè, qua c'è l'input, abbastanza normale. Questo è un plex che, vabbè, non utilizzo sul momento, lo utilizzo solamente se dovessi entrare in send return, ma adesso non fa parte del suono. Dico più che altro quello che fa parte attualmente del suono. Un compressore. Questo compressore è settato in questa maniera, più o meno, che serve per dare un po' quel sustain, un po' di sustain e anche un attimino regolare le frequenze, ecco, comprimere appunto le frequenze per dare un suono un attimino che possa andare meglio nel mix. Poi c'è l'ampli che non so perché mi dice SF1 Tweed, ma non è questo. Perché? Si è buggato. Ottimo. Hai la 16.2, Francesco, siamo alla 17. Ah, Devi aggiornarti. molto bene, sto indietro coi tempi. Aspetta un attimino, provo a togliere e mettere, tanto comunque si sente lo microfono. Vado qua, tolto. Vediamo un po' che cosa ci dice. Dovrebbe riattivare. Eccoci. Sì, vabbè, tutto il Devi tempo che si aggiornare un po' di aggiorna. software, firmware. Vabbè, insomma, c'è questo l'amplificatore, ecco, il JP2C più, vabbè, praticamente il Mesa, è il preset di Petrucci, però in realtà è stato settato in maniera da non ottenere quell'attacco che comunque anche Petrucci ha con il suo amplificatore. Gain, ho dovuto mettere 10 perché sennò non andava bene col sustain, diciamo, e poi tra l'altro, ecco, c'è da dire anche un'altra cosa. La tecnica, il modo di suonare di Allan è basata principalmente sul legato. E se ovviamente non si ha un buon sustain, un suono con un buon sustain, ovviamente è anche difficile un po' emulare quel tipo di tecnica. E quindi gain a 10, bassi tolti a 2 Sì, infatti praticamente, suona medi molto, molto 5. Il suono di medioso. Allan era abbastanza medioso. Poi è anche vero che dipende molto da che periodo di Allan stiamo parlando, perché ci sono Allan comunque, diciamo, nel suo essere originale con il suono, comunque ha avuto delle sonorità differenti. Basti pensare a The Sixteen Men of Thane, che è un suono molto molto delicato, e invece Ardettaria, che è un suono potentissimo. Però c'è un però, sempre medioso, sempre con tanto sustain nel suo suono, ma ecco, per quanto riguarda forse il gain, accentuava di più sul gain su Ardettaria. Io diciamo che ho cercato di emulare un po' di più quello di The Sixteen Men of Thane, che è il periodo, vabbè, che un po' più mi rappresenta, diciamo, quello un po' più vicino anche alla sfera jazz, dello swing. E vabbè, anche gli alti qua in realtà stanno a 4. Allan usava a tagliarli anche un po' di più, però diciamo che per questo preset andava bene 4. Togliendo troppo gli alti sarebbe stato troppo impastato il suono. Presenza 3.80 e niente, queste diciamo le caratteristiche principali. Poi ovviamente c'è tutto un lavoro fatto sul preamp, anche ho dovuto un attimino equalizzare persino i catodi dell'ampli. Insomma, è stato fatto un lavoro abbastanza,
pesante su un amplificatore. Poi noise gate, per levare appunto quell'attacco chitarristico, per aiutare, diciamo, a levare quell'attacco chitarristico, equalizzatore, anche questo aiutava un attimino molto sui medi, un po' le frequenze medie. Qua ho dovuto un po' rialzare le basse, perché dall'ampli, poi non so per quale motivo, però per come è questo tipo di preset di quello amplificatore, è il Mesa che funziona così, scavava un po' troppo. Allora diciamo che ho cercato di rimpolpare appena appena con le Q, l'effetto Mesa, e ho ritagliato però ancora di più gli altri. E vediamo poi, ecco, poi l'altra cosa interessante sono i riverberi e delay. Riverberi, ovviamente, tutto doppio, un large plate, e dall'altro lato un large hall per dare quel senso, ecco, di arioso. Anche questo, poi ripeto, Allan aveva molto, cioè su molti brani utilizzava parecchio riverbero, però su altri brani anche no, diciamo. Se dovessimo pensare, vediamo un po', un suono va di Devil Take the Hindmost, diciamo, sicuramente c'è il delay, perché c'è il delay, perché è una caratteristica di Allan, però è meno accentuato rispetto a un volevo dire riverbero, è meno accentuato rispetto a un riverbero di The 60 Man of Tain o di un Texas, per esempio. In quell'album ha fatto un bel lavoro proprio sulla parte dei riverberi, perché essendo un album incentrato, diciamo, con un impulso ritmico swing, e la formazione è quella tipica del trio jazz, quindi basso, batteria e chitarra, vabbè, lui la particolarità è che ha sovrainciso durante la sua fase solistica con degli accordi, ecco. Però in live non, ovviamente lui suona solo la solista, e là aveva la necessità di utilizzare quel tipo di riverbero che dava un po' più di senso di spazio. Poi ci sono anche dei delay equalizzati più o meno quasi alla stessa maniera, sì, alla stessa maniera, sul feedback una piccola modifica, un enhancer anche, che serve per aprire dare di più un senso un po' più stereofonico al suono, e vediamo, è un multi delay anche, che pure questo andava a colorare, oltre che a dare un senso, ecco, di lunghezza al suono. Questo multi delay dà anche un po' di colore, ecco. E fondamentalmente è questo, diciamo, questo ottimo. È il mio preset che ho creato con il delay. Poi ho lo stesso preset, no, non è questo, sempre preset molto semplici. Poi ho, ecco, questo qua è esattamente lo stesso che utilizzo, però senza la fase del delay, per ottenere quel suono un po' più riverberato, però senza avere quella lunghezza del delay. Infatti faccio anche un piccolo esempio, sì, è lui, vediamo un poco. Questo è quello senza delay. A mio parere, a mio avviso, su una base un po' più rock, un po' più tirata, dove c'è bisogno di un po' più di groove, ecco, certo, di ciccia, e sicuramente va bene. Ovviamente lì dove mi trovo in un contesto più arioso, un po' più di accordi distesi, li utilizzo più l'altro preset. Molto bene, grazie mille Francesco. Figurati. Poi ho anche i synth. Vabbè. Quello che emulano il syntax, vabbè,
quella è pure un'altra roba. Li trattiamo un'altra volta, se no non riusciamo a finire la serata. Figurati. Invece c'è una cosa molto a cui tengo parecchio, visto che c'è una domanda qui di Nicola Gaudenzi, ovvero cosa ne pensate dell'interpretazione di Alan da parte di Matteo Mancuso? Quindi, cioè, il nostro Alan, come lo declinate nell'attuale musica moderna? Perché secondo me ci sono delle situazioni, chiaramente il nostro Matteo Mancuso nazionale, ma anche gruppi, in questo momento, cioè sto periodo qua sto ascoltando tantissimo Plini, ad esempio, e mi ricorda tantissimo certe atmosfere fusion degli anni, degli anni miei, perché degli anni nostri, quindi degli anni 80, degli anni 90, quindi quelle sonorità un po' molto particolari, molto ariose. Cosa ne pensate un po' della, diciamo, dell'attuale musica contemporanea, se si fa ancora, diciamo, come si faceva ai suoi tempi? Farei rispondere Frank, che è un po' che è silenzioso. Ah. Allora, ok. Ah, prima ti volevo dire una cosa sull'equalizzazione, magari se ti interessava prima al volo, te la dico, ovviamente Alan toccava, cioè dai 31 ai 25 Hz fino ai 2,50 non li toccava, li teneva flat praticamente, interveniva a livello di kilohertz su 1 kHz e 16 kHz per intenderci, cioè quando arrivi a equalizzare, cioè devi poi per ottenere quel suono grosso, visto che lui aveva le 0,8 usava il Neumann U87 quindi poi io addirittura equalizzo due volte, vuol dire, quindi prima nel pre e poi vabbè, però questa è una fissazione mia, quindi però facendo l'analisi dello spettro ho visto queste cose qua. No, questo qua volevo dirti. Allora, poi riguardo mi ha chiesto la domanda, sì, di prima. Cosa ne pensate un po' dell'attuale musica contemporanea, se trovate qualche reminiscenza in quelli che possono essere Plini, Polifia, gruppi, diciamo, anche di ragazzi giovanissimi che stanno venendo fuori con queste tecniche molto particolari, che per certi versi possono anche ricordare un po' quel tipo di approccio. Sì, beh, sono senza ombra di dubbio dei ragazzi super talentuosi, poi sono giovanissimi, quindi insomma ben venga che comunque portino un linguaggio diverso, e questo è senza ombra di dubbio una cosa molto positiva, visto comunque l'andamento adesso del mercato chitarrista, cioè del chitarrismo moderno, no? che fondamentalmente è basato sull'omologazione, o comunque, certo. se tu prendi ma questo è lo stesso anche quando nelle scuole ti accorgi che si tende comunque a una certa omologazione, no? Quindi senti spesso musicisti comunque che io molti non riesco a distinguerli, per esempio, no? Poi ultimamente poi non ascolto tanto chitarristi, però per dire, cioè un po' li ho ascoltati questi che mi hai detto e sono bravi, ecco. Poi io ho avuto un background totalmente differente, quindi non lo so, però comunque ben venga questo. L'importante secondo me è comunque quando si diventa a studiare Holdsworth, diciamo, cioè saper bene, cioè, quello che lui pensava, cioè, perché Holdsworth, come ha detto prima Marcello, no? Ora sintetizzo, ma ormai è diventato un genere, cioè non è più un improvviso no, è un genere, quindi quando una persona improvvisa o comunque si cimenta nei lavori di Holdsworth e del genere, secondo me è importante, ecco, come c'è stato, diciamo, per i grandi musicisti, insomma, del passato, chitarristi che sono comunque stati studiati. Quindi secondo me bisognerebbe comunque iniziare a studiarlo diversamente, partendo comunque dalla musica contemporanea, cioè da Schoenberg in poi, quindi considerando tutto quel filone contemporaneo per poi unirlo, diciamo, al jazz, alla fusion, ecco. quindi studiare anche Stravinsky e queste cose qua. Quindi per me questo è importante, cioè nel senso mantenere comunque una certa tradizione nello studio di Alan, che quella non la vedo, però vedo comunque che c'è che c'è un avanzamento, no? della ricerca da parte di molti ragazzi, e questo è ottimo. Quindi, insomma, con complimenti, insomma, a loro, comunque sì, anche loro si sforzano comunque di dare voce a qualcosa che hanno dentro, che fuori comunque non c'è. Ok, grazie Frank. Prego. Marcello, tu cosa dici? Visto che
che tu hai fatto un'analisi molto approfondita dell'Alan, mai sentito, cioè lo ritrovi da qualche parte? Ma no, io devo essere sincero, non lo ritrovo granché nelle nuove generazioni. Poi c'è qualcuno che poi ha grandi qualità tecniche, esecutive, e può comunque suonare in quei territori, però non mi sembra che ci sia una ricerca in questa direzione qui. Mi sembra che sia una roba un po' forse di chi ha qualche annetto in più, ma non perché questo sia un vantaggio, che sia semplicemente essere cresciuti in un background comunque differente. Certo. Mancuso sì, è fortissimo, a me piace molto, è un chitarrista dotatissimo e fa lustro dell'Italia, insomma, un po' in giro, però non mi sembra particolarmente indirizzato verso il linguaggio oswaldiano. Poi lui è in grado di fare anche quello, probabilmente, però non lo sento specializzato in questo. Poi lui lo può fare molto bene comunque. Sicuramente gli piace, sono sicuro. Io non lo conosco personalmente. Tra l'altro suonava dal vivo qui a Cagliari proprio infatti in tour in questo periodo qualche giorno fa. Quindi lui è ottimo, una tecnica tra l'altro bassistica, suona così, no? Sì, infatti. È notevole, molto bravo. Grazie. Stefano, tu che dici? Allora, del panorama musicale, diciamo, di come si è evoluta... Ma guarda, alla fine sottoscrivo un po' quello che hanno detto anche Frank e Marcello. Diciamo che la musica è sempre in continua evoluzione. A me personalmente, diciamo, le sonorità di Plini mi piacciono... ma per certi versi mi ricordano un pochino, non so se ti capita di ascoltarlo, mi ricorda un pochino Tosina Basi, sì. Quelle sonorità lì. Però un po' più melodico di Tosina molto, Basi. Sì, sì, molto più Tosina melodico. Tosina Basi però... è... Sì, è proprio... bisogna... però no, ma io infatti non mi limitavo, cioè non mi riferivo a quello che c'è in prima linea, cioè all'aspetto solistico, io al background, al contesto, diciamo, alle sonorità che ci sono dietro. Sì, certo. Però sì, vabbè, ma è inevitabile che comunque c'è un'evoluzione che si va sempre in avanti, per quanto comunque ci sia magari un ritorno di fiamma di alcuni suoni, di alcune cose... cioè adesso paradossalmente si stanno riaffacciando a livello di strumentazione, si stanno riaffacciando i rack, poi magari dentro ci mettono il camper, ci mettono il fractal, però comunque erano sistemi che negli anni 80 90 erano un must. Poi se non ricordo male, Alan Orso ha usato tantissimo anche il Syntax. Assolutamente, sì, sì, quindi sì. Ricerca dei synth, suoni da synth molto... Sì, sì, assolutamente. Guarda, mi è caduto l'occhio adesso su un commento di Giovanni Bufano che parla che nomina Nico Stufano, il primo italiano ad aver interpretato Alan. Beh, sì, assolutamente. Vabbè, anche lui l'ha sempre palesata questa cosa. Poi, diciamo, anche lui ci ha avuto una sua evoluzione. Dopo Alan è passato Eric Johnson, poi adesso ha percorso altre strade. Ma tornando a Bomba, la domanda, sì, comunque la Fusion è in evoluzione, quello sicuramente. Magari noi siamo un po' più malinconici, che siamo rimasti un po' attaccati a quel sound che per noi tuttora è innovativo, cioè il fatto che non è stato ancora capito è sinonimo secondo me di avanguardia, di innovazione. E quindi piuttosto che magari fare due passi indietro, andare a cercare di metabolizzare, capire quello che Alan componeva e suonava, si plasma in maniera diversa quella che è diventata la Fusion 10.0 e così via. Ok. Quindi... Bene, direi che... Ah, scusa, volevo aggiungere un'ultima cosa perché mi è venuta in mente adesso. Sì. Cioè, riguardo alle nuove generazioni, ecco, cioè, devi pensare che noi comunque veniamo dal... ci ho pensato spesso a questa cosa, e comunque la musica del Novecento, no?
non era proprio, cioè era una musica oscura, era molto oscura, introspettiva, no? Quindi insomma, se uno ci pensa, noi siamo la mia generazione, insomma, è figlia comunque di quelle sonorità lì, ecco perché magari quando suono io, magari in determinati contesti, si sente subito che è come se cambia magari l'atmosfera, si sente più oscuro, entra subito qualcosa di molto oscuro. Però comunque anche determinati ascolti, determinate cose, che magari questi ragazzi di oggi hanno altri input. Quindi è proprio una questione generazionale, secondo Certo. me, cioè sempre appunto facente parte del contesto storico in cui viviamo. Assolutamente. Senti, io vorrei dire, se possibile, Certo. una piccola, secondo me, doverosa appunto sui suoni di Holdsworth. Ora, l'approccio di Francesco e anche di Stefano e gli altri illustri colleghi del Seicor va bene, però bisogna dire che il suono di Holdsworth si può ottenere tranquillamente senza calcare 10 pulsanti e con una bella amplificatore valvolare, perché d'altronde Holdsworth ha sviluppato quel suono negli anni 70, negli anni 80, e l'ha fatto con degli ampli valvolari. Quindi io, da Vero. esponente della vecchia guardia, se la prossima volta riesco in qualche maniera, me lo farò spiegare poi magari da Stefano, come fare a farvi sentire qualche suono, vi mostrerò che si può avere un suono credibile holdsworthiano con un Fender Twin, Certo. Chiudendo leggermente gli acuti e basta, è una Steinberger. Fantastico. Beh, E ma allora posso garantire che Marcello c'ha una Santa Barbara lì dentro casa, eh? Grazie. No, ma allora, infatti, da questo punto di vista, questa sera siete stati in due a suonare e comunque è stata tantissima roba. Però la prossima volta vorrei sentire anche Frank e Marcello. Quindi io sono a disposizione se avete bisogno per darvi le indicazioni per fare un corretto live stream, che poi alla fine non è che serva a chissà cosa. E magari andiamo. Quindi ci presentate prima di tutto i vostri lavori sul progetto You. Che quindi non vediamo l'ora di sentire. E poi ci spiegate anche questa cosa dei suoni, perché insomma, questo è un canale, diciamo, è un canale di nerd, è un canale a cui piace, visto anche tra l'altro da parte di qualcuno, complimenti visto che abbiamo proprio trattato l'argomento, abbiamo parlato di acustica, diciamo, di tutto un aspetto, poi ci siamo completamente catapultati sul mondo di Allsworth, parlando sia proprio della persona, della sonorità, del modo di suonare e anche dei suoni. Quindi io non vedo l'ora di sentire il vostro progetto, e quando siete pronti, basta che mi fate un fischio e io vi ospito, perché effettivamente Contaci. ne vale la pena. Assolutamente. Grazie per l'invito. Yes. Bene, bene, ragazzi, siamo a 2 ore e 11 di live, siamo a mezzanotte meno 20, siamo ancora 134 persone, quindi veramente io ringrazio tantissimo della partecipazione questa sera, ringrazio Stefano, Francesco, Marcello, Frank, e spero che poi, tra l'altro, non siete gli unici, ma ci sono anche, come si chiama, adesso non mi ricordo il I morti e feriti, quelli che nome, diciamo. morti. Ne mancano tre Ne all'appello, se mancano non tre, ricordo ecco. male. Quindi magari facciamo una bella fino a 9 ci stanno qui nel quadro, ecco. Quindi Ottimo. facciamo magari proprio il disco dall'inizio alla fine suonato dal vivo da parte vostra. Quindi sarebbe una Figo, serata. figata. Facciamo questo challenge. Ci Vai, vai, riusciamo, ci Stefano? sta. Dai, dai. Quando siete pronti, facciamo un live a Fantoma del progetto You. Ah, diventa una figata pazzesca. La Bellissimo. No, bello, bello, sono storia di d'accordo. Alan Allsworth, fantastico. Bene, ragazzi, io vi ringrazio. Ringrazio tutti quanti coloro che hanno partecipato. Vi ricordo che mercoledì c'è la live di presentazione ufficiale del Fractal FM9, sempre alle 21:30. Lunedì prossimo abbiamo Marco Zanoni e Francesco Buonalume di Riperiani, e si parla di home recording. Quindi abbiamo due Top Gun dell'home recording, quindi Fantoma continua sempre a testa bassa, imperterrito. Grazie di nuovo Stefano, Frank, Grazie, Francesco, grazie a te. Marcello. Rimanete Buonasera. online dopo la sigla, che vi saluto, e io Ok. saluto tutti quanti, alla prossima. Buonanotte.
Ciao, ciao ragazzi, ciao 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 ciao.